Intanto tu mi sei coprito un attimo, Daniele, le fate più fuori. Vabbè, tanto quanto. Sì, perché sennò Cristina ti copre. Piccoli momenti di sistemazione nella nostra car bla bla. Sì, infatti, oggi abbiamo acquisito dal di giovani. Gente che torna. Questo mal di giovani ha portato a casa. Gente che torna, gente nuova. Sì, ci abbiamo un sostituto sempre. Però vabbè, Marco Marchetti, lo salutiamo quando ci onerà della sua presenza. Marco. Però siamo stati degnamente sostituito. Anche perché Marchetti è talmente immanente. È vero. Dappertutto. È una vetrina. Una volta si può anche far meno. Ma certo, assolutamente. Ma infatti, a Daniele a volte. Non è che mi chiama Marco. Marco, quindi non ci potevamo sbagliare. Quindi bentornato Daniele Paci. Grazie. Sì, che è tornato in una veste solita, ma accompagnato da un progetto molto ambizioso. Oh, certo. Che rappresenta, ci viene rappresentato da Marco Valentini. Che in sostituzione di Marco Marchetti. Marco Marchetti, se lo ridiciamo fino alla nausea, che è in sostituzione di Marco Marchetti. Tra l'altro loro faccio sono parte del direttivo di Monte Paci. Cavolo, spieghiamo perché diciamo siamo qui. Ecco. Quindi oggi siamo qua per parlare di camminare in campagna, giusto il nome? Bravissima. L'ho letto 7 secondi. Ah no, fa. Mangiare, io avevo capito anche mangiare. Ma camminando poi diviene appetito. E poi viene appetito. Logico, cioè anche prima, dopo. Quello non che è un progetto che vede la partecipazione di Mangia Marchigiano e Monte Pacini. Anzi, Monte Pacini è il progetto. Mangia Marchigiano è un collaboratore. Sento il folato. Una sinergia importante. Sì, certo. Noi siamo sicuri che sappiate cos'è Mangia Marchigiano, perché ci è stato spiegato nella puntata precedente nei dettagli. In una delle primissime puntate. Sì, siamo sicuri che tutti avrete l'app, l'avrete scaricata, perché nessuno come Daniele ha mostrato quanto fosse facile utilizzarlo. C'è stato proprio scivola un tutorial. Via. Scivola via. Scivola via. Abbiamo superato i 4.000 download. Secondo me dopo Carbo Bla. Lo sai allora. Fondamentale. Ma infatti. Quindi questa volta speriamo di pubblicizzare un progetto che state facendo insieme. Ah, sì. Ecco, ci abbiamo la diapositiva. E io ho la diapositiva. Perché non sono mai preparata. Diapositiva. Diapositiva con Monte Pacini, questo è il nostro logo. Questo è il nostro logo. Eccolo. Così almeno i ragazzi sotto. I ragazzi sotto che sono i camerieri di Monte Pacini, camerieri professionisti speciali. I migliori e questo che è Stefano, che sì, è Daniele potreste Paci. Mai trovare. Stefano, certo. Perché in giro camerieri, chi porta a tavola, chi serve, di solito musone, questi hanno una capacità di trasmettere allegria, felicità. Che gli viene proprio dal sorriso dal cuore, ma proprio dal loro stato di gioia nel condividere, no? Questo è straordinario da parte loro, quindi non lo mettono a loro agio tutti coloro che vengono da noi a fare. Poi ormai professionisti, perché hanno fatto cameriere ormai più di una volta. A forza di farlo. A Foligno. Sono stati sono invitati a Foligno, addirittura in trasferta. Vanno poi in trasferta, fresca. Sì. Quindi poi Monte Pacini fa anche proprio la parte della coltivazione. Monte Pacini è rinata quest'anno come fattoria sociale dopo un periodo in cui era aggregata ad un'altra cooperativa, Talea, che purtroppo non ha avuto più la possibilità di andare avanti per motivi economici. Quindi che è stata poi inglobata ad Opera, che era un'altra, invece una cooperativa più grande, più grossa, biologica. Quindi per ritornare indipendenti dal novembre 2019, quindi proprio una cosa recentissima. Sì. Abbiamo dovuto liquidare, faccio molto breve una sintesi, liquidare Opera. No? Per tornare, quindi abbiamo dovuto pagare la nostra indipendenza. No, questo purtroppo è successo. Noi pensavamo che si potesse ripartire indipendentemente da questo tipo di collaborazione soprattutto senza pagare un riscatto. No? Abbiamo pagato un vero salatissimo per una fattoria cooperativa come la nostra, che non c'era una lira, sostanzialmente è sempre in cerca dei fondi. E quindi perché poi arriveremo al punto del ristorante che sta nascendo, no? Bello. Qui, e allora da quest'anno siamo ripartiti. Quindi in sintesi, fattoria sociale cooperativa Monte Una Ollus è ripartita da sola. E faremo, quindi stiamo in biologico. Perché noi facciamo veramente biologico, io mi occupo della. Ecco, poi diciamolo, perché sia Marco che Daniele sono due agronomi, esatto, guarda caso. E io oltretutto rappresento la società, si chiama Unimer,
che fa di pubblicità. Ah, una. Ma no, pubblicità. No, tanto, scherzando, è tra l'altro è locale perché una fabbrica la stiamo ricostruendo ad Arquata del Tronto dove c'è il terremoto. Quindi è una cosa anche lo devo. No, una di Arquata del Tronto è crollata con il terremoto del 2016. Okay. E la stiamo ricostruendo. Adesso la rinauguriamo adesso. Comunque fa concimi biologici, organici. Che sono quei concimi che utilizziamo per i nostri ortaggi e per i nostri cereali. Quindi garantite il bio. Bio assoluto. Abbiamo avuto il controllo del biologico venerdì e lunedì scorso da due tempi. Quindi recentissimo anche questo. Da due anni, quindi tutto certificato. E avete superato l'esame. E abbiamo superato l'esame perché tutto è risultato a norma e in regola. Saremo ovviamente la certificazione e le verifiche vengono fatte continuamente, non è poi certo, una volta che le preso ciò vuole. Io ho imparato dalle ultime visite che molto, cioè giustamente, il biologico deve essere certificato e deve essere rigidissima secondo me la normativa, perché molti ci marciano. Dietro il biologico si utilizzano invece mezzi tecnici che non sono biologici, e poi la nostra ovviamente deve essere così, perché l'etica che sta dietro alla fattoria sociale è un'etica che deve essere coerente dappertutto, a 360 gradi, quindi dal progetto con i ragazzi disabili, con le disabilità, e quindi alla purezza di quello che la fattoria produce, e poi la convivialità, la capacità di stare con tutti quelli che frequentano Montepaciani, la qualità della vita. Questo è siccome manca, sono quei particolari di cui tutti hanno bisogno, noi in particolare. Io non ci sono messo dentro al suo progetto perché forse ognuno di noi ha bisogno di questi pezzi, no? Per rivedere anche se stessi, per riguardare se stessi in un'altra dimensione, quella veramente qualitativa. E quindi grazie a Marco Marchetti che avete nominato prima, perché tutto parte da lui, fondamentalmente sì. È stato l'ideatore nella sua enorme capacità aggregativa e dalla enorme fantasia che c'ha. Lui è un puro da questo punto di vista, ha una visione della vita straordinaria, però anche a costo proprio di perdere energie fisiche e mentali, però quando inizia a fare qualcosa la fa con estrema. Senti, quindi associato al discorso adesso, perché così almeno il motivo per cui siete qui per promuovere Mangia Marchigiano e Montepaciani, fine promuovono queste cene, appunto. Quella queste la sono le date delle cene. Le date delle cene, una c'è già stata, perché andiamo in onda di domenica, quindi c'è già stata. C'è stata ieri sera, sì. Quindi l'altro ieri sera. L'altro ieri sera, sì. Ok, c'è uno spazio temporale. Lo sanno tutti, che siamo registrando. Non è temporale, mi sia incriccato. Sì, infatti, sapessi hanno quanto ci sei incriccato. La prima c'è stata il venerdì 21. La prossima. Ma ce ne sono altre. Ce ne sono altre, quindi potete contribuire andando a partecipare alla cena. Quindi dove si fanno le cene? Dici un po', Daniele. Cercate l'evento. Noi condivideremo l'evento su Facebook, sia tramite la pagina di Montepaciani, sia tramite la pagina di Mangia Marchigiano. Ma se voi ce lo consentite, vi metteremo come co-organizzatori nella vostra pagina. Quindi tutte le persone che seguono il vostro programma potranno vedere le prossime date degli eventi. E noi condivideremo questa intervista su Montepaciani e su Mangia Marchigiano. Come già Mangia Marchigiano avevamo già fatto. Allora, le cene sono tutte di venerdì? Tutte di venerdì. Ok, dove si mangia? Ecco. Avete già mangiato dove? Allora, abbiamo già mangiato al mulino. Vecchio mulino. C'è un motivo, il vecchio mulino, scusa Daniele se ti interrompo, è di proprietà del presidente della fattoria sociale Montepaciani, Vittorio Cugnini, quindi non è un caso che che si faccia la prima si faccia lì. Vittorio Cugnini ha un figlio disabile e quindi lui è anche lui dei fondatori ed è presidente proprio della cooperativa fattoria Montepaciani, e quindi ovviamente mette a disposizione il suo locale, il vecchio mulino, e le cene le faremo lì. Ok. Questa è la prima. Sì, poi c'è la braceria lì di Grotta Azzolina, che è il 28. Poi si ritorna al mulino per un paio di volte, se non ricordo bene. Ti aiutiamo però. Però vi volevo mostrare che per me il problema è anche leggere queste cose piccoline. Benissimo. Il picchio verde. Sì, a Mon San Pietro Morico. Questi sono i posti dove ci potrete. La tua apporto, cioè quello del. Allora, il discorso è Montepaciani, abbiamo capito. Però voglio dire, l'apporto invece che dà Mangia Marchigiano. Innanzitutto c'è da dire
dire che chi non dà supporto a un progetto del genere è un folle, un alienato sociale. Detto questo, pensavo... a me non solo fa molto piacere che mi abbiano chiamato e mi permettano di collaborare con loro, io sono solo sporadicamente un collaboratore di Mondo Pacini, certo. Però durante la vicenda di cui parlava prima ho sempre cercato di accompagnarli come tecnico, come agronomo, per potergli dare una mano. Non sono stato un senti una domanda però, per poco che beh, però fare, tu ci sei pure senti sei però c'è una domanda sì. Perché si dice no, che comunque i fiori se parli con le piante vivono meglio sì. E voi che siete agronomi, secondo voi se uno quando coltiva lo coltiva con gioia e con lietezza come fanno i ragazzi di Montepagini, sono più buoni gli ortaggi? Assolutamente sì. È una domanda che mi stavo facendo perché io probabilmente parlo male con le piante perché sì, proprio sì. Non so proprio niente nero. Però chissà se anche capito per gli ortaggi, l'insalata e i pomodori, che se parli con loro o li coltivi in maniera gioiosa vengono più buoni. Vuoi una risposta perfettamente razionale o no, emotiva? Emotiva. Io sono convintissimo di sì. Se poi tu volessi anche una risposta razionale dettata dai miei studi di agronomo potrei fare un po' più fatica, però dall'altra parte c'è un limite, ti racconto questa storiella. Mi è venuta una cliente in ufficio dicendomi Paci, perché essendo agronomo tutti pensano che io sia in grado di interagire con la vitalità delle piante, certo, cosa che pare, invece pare non riesco, è assolutamente no, niente. Beh, entra è come e lo psicologo dice, cioè, c'ha dei problemi, fa psicologia, c'ha dei problemi dice, lui che io prima, ho a casa un ficus che si sta seccando, ma che questa signora fai? Entra da me senza prenotare, senza appuntamento, cioè, e comincia a parlare a brodo, è una persona simpaticissima, squisita. Però dopo un po' ti viene voglia di uscire ecco. All'ufficio a te. Ecco, detto questo, gli feci una domanda, dico, ma tu con questa pianta che sta morendo, ci stai parlando? Io parlo con lei tutto il giorno. Se allora forse questa quello, si sta forse suicidando. Quello. Forse il ficus non ne può proprio più. Non ne poteva più. Voleva però lanciare un messaggio. Sicuramente non quello capito, che mangerete dalla fattoria Montepulciani, perché la fattoria Montepulciani potrà darvi due possibilità di assaggiare i loro prodotti. La prima è acquistandoli addirittura sì, consegnati a casa. In dei, cioè il progetto delle cassette. Il progetto delle cassette. Voi la prima è l'ultima settimana di ogni mese. Che è un abbonamento, non è che paghi il prodotto, paghi un abbonamento che e ti arrivano queste due cassette ogni mese. Oh. E sono prodotti che potrete assaggiare e saprete quanto sono buoni. Proprio quindi si fa un abbonamento. Oppure potete andare a mangiare lì con il nuovo progetto che stanno sviluppando del ristorante in azienda. Quello che stanno sviluppando. Perché quindi dopo questa cosa probabilmente partirà allora anche il ristorante. Partirà il ristorante, tanto è vero che noi stiamo raccogliendo fondi proprio per completare il ristorante sì. E abbiamo già ordinato tutta l'arredamento quindi tavole e stiamo abbiamo già ordinato anche la cucina quindi siete a buon punto. Ma dovremmo inaugurare proprio in occasione di tipicità, quindi, bellissimo quindi l'idea è idea anche del comune di Fermo, quindi Marco Marchetti ci massacrerà i messaggi perché mi hanno no, idea ecco, no, infatti vorrei dire una cosa che Marco Marchetti oltre che massacrarci i messaggi potrebbe anche venire su Carbabla per promuovere appunto l'inaugurazione, ma lo invitiamo adesso vediamo c'è una corrispondenza di tipicità ma oggi non c'è per ma sì, sto impegni. Scherzando no ma lui molto volentieri verrà abbiamo bisogno di linfa vitale appunto il progetto parte questo, lui prima modestamente ha detto io l'appoggio e l'apporto tecnico e anche umano di Daniele è stato straordinario, abbiamo cercato, lui ha risposto subito ma adesso il nostro capitale è quello veramente umano e di partecipazione. Da questo momento che siamo ripartiti, adesso siamo liberi da ogni vincolo, non ci avete più st'opera. Cioè abbiamo più opera, non avete più opera e siamo noi. Abbiamo bisogno del coinvolgimento del territorio, certo. Non soltanto delle famiglie con ragazzi con disabilità, perché quella sicuramente è una priorità e credo che siano direttamente interessate. No? Anche proprio di tutti, di chi non ha un coinvolgimento diretto. Per due anni abbiamo fatto anche la colonia estiva, quindi ripartirà da quest'anno anche la colonia estiva. Anche venivano da, io per esempio che sono anche judoka, maestro di judo, facevo le lezioni di judo ai ragazzini proprio col tatami montato sotto gli alberi, ben bello il prato, straordinario. Quindi, e sono stati presenti anche 180 ragazzi, mi pare d'estate. Ecco, una colonia invece che essere quest'estate faremo lezioni di scala. Infatti, vedi? Ognuno può portare la sua. No?
Ecco perché dicevo che il coinvolgimento del territorio è fondamentale, cioè il fermano deve rispondere economicamente, ma cioè, pure anche come presenza. Però comunque siamo stati alla festa quest'estate, ci siamo divertiti come le pazze. C'erano i ragazzi lì a San Carlo, c'erano i ragazzi del Montepacino e c'erano i ragazzi della Save pure. Abbiamo mangiato da Dio tutte cose particolari, sì, è stata una serata meravigliosa. Ma poi siamo divertiti con la mamma di Gaia che non smetteva più di ballare, non sapevamo come portarla via. Monalda con l'indiano era partita con l'indiano e la nipote, figlia di Gaia, diceva: mamma, guarda nonna. E Gaia diceva: ma si diverte. Si è divertita tantissimo, è stata una serata bellissima, sì, di integrazione bella proprio. Poi c'eri tu, è vero che serviva i tavoli. Tanto per cambiare, uno degli organizzatori. È vero, c'era anche Marco. La risposta è stata straordinaria. Abbiamo avuto una presenza veramente. Addirittura, mi pare che alla fine qualcuno si è lamentato perché il couscous non era sufficiente. Perché noi l'abbiamo mangiato. Vabbè, ma non era lì per mangiare, eravamo lì per. No, invece molti erano il couscous. Sì, perché era piaciuto. Io ce l'ho avuto poco. Il cupomero, c'era tutto. Senti, quindi l'inaugurazione prevista per Tipicità, siete favoriti anche ad essere vicini a Tipicità, quindi comunque immagino che ci sarà da prenotare, perché i posti adesso non so quanti saranno i coperti del ristorante. Una quarantina. Quindi cominciate adesso a prenotare. 40, 50, e andare, bisogna anche prenotare per queste. Ma avranno sicuramente successo, perché in quella zona dove ho anche l'ufficio, non c'è nient'altro. Non sappiamo dove andare a sbattere la testa, se dovete rimanere nella zona del tavolo all'ora di pranzo, non fate in tempo a tornare a casa. È state di giugno, quindi adesso anche fortunatamente con fermarsi a Tipicità, tanto più o meno buono, però più o meno le cose sono quelle tutti gli anni, vabbè, insomma. Quindi invece salite in collina, uscite da Tipicità. Quindi ristorante che avrà come particolarità quella di avere prodotti interni, quindi proprio coltivati a Montepacini, in collaborazione con le altre aziende agricole. Ci sono altre aziende agricole che collaborano con noi, Pasta Mancini per esempio, Massimo Mancini. Vini Vittorini, Nico. E poi Dulcis in fondo i formaggi di Fontegrana. Mica male. Tutti i prodotti, se non sbaglio, sono i prodotti che poi possono avere dentro i cesti che fanno parte poi di questa cosa delle due volte al mese. Quindi gli ortaggi e la frutta saranno comunque certo, capito? E quindi stiamo parlando di una cesta anche di qualità, veramente. No, immagina che da un'azienda del genere possa arrivare qualcosa di, tra virgolette, chiamiamo mediocre, o invece no, siamo al top. Al top, massima qualità. Basta dire Fontegrana o Massimo Mancini, cioè insomma. Stiamo parlando Vittorini. E a servire saranno sempre i ragazzi. E quella è la cosa carina. I ragazzi saranno i camerieri. Sempre. Se poi riusciremo a farla, la cosa straordinaria, ma io soltanto quando la vedrò sarò convinto che ci possa essere. Fare il dopo di noi sopra, abbiamo delle camere, cioè, sotto c'è il ristorante, no? Sì. Sopra sono delle camere che dovranno casomai essere destinate, il progetto c'è, al dopo di noi, che è destinato ai ragazzi con disabilità, autistici e disabili, che rimangono da soli. Il dopo di noi significa le famiglie con genitori oppure parenti, se che vengono a mancare. Eh sì, perché questa comunque è una realtà significativa, nel senso finché ci sono i genitori di molti, è una preoccupazione che ho avuto molte testimonianze di questo tipo. Che faranno sti ragazzi dopo che noi non ci siamo più? E quindi è sempre, l'evoluzione potrebbe essere quella. E quindi c'è questa possibilità, è nella nostra storia, dovrebbe essere. Le camere sopra abbiamo fatte appositamente per questo motivo. Quindi un ragazzo di sempre sta sotto durante la giornata, lavora, comunque poi impegnato, c'è sempre qualcuno magari che... Da quanti anni sta lì Montepacini? Perché io credo sia dal 2012, perché io l'ho conosciuto quel posto in un'altra veste, che era quella precedente, che adesso non ricordiamo, e l'ho rivista, cioè comunque i lavori che sono stati fatti sono tantissimi, c'è proprio un altro aspetto, immagino, da quando è stata presa. Capolavori. C'è anche l'Oxer lì accanto, no? Sì. L'Oxer, che invece proprio è un ambito che riguarda una scolarità dei ragazzi, no? Che è quella casa che sta accanto al ristorante che apriremo. Durante la giornata vengono ragazzini che fanno poi attività, cioè i genitori li portano alle 8 del mattino, poi li vengono a riprendere il pomeriggio dopo pranzo.
Sentite questa... che bellissima colonna sonora che abbiamo oggi, tutta offerta dal conservatorio. Tutta offerta dal conservatorio. Questo lo diciamo per la SIAE, che più qualche musica protetta sia, non la stiamo mettendo noi nel sottofondo del conservatorio di Fermo. Che suona anche la domenica, fantastico. Suona di continuo, a tutte le ore, il giorno e della notte, sempre. Senti, però ci stai qua, quei tempi ci stai. Ah, ecco, ma sorpreso me un attimo tutta domenica. Quindi andando per step, il sostegno può essere quello di prenotare per le cene e facciamo rivedere le date. Venite numerosi perché comunque starete benissimo, mangerete benissimo, non abbiamo detto tutto, cioè durante queste cene i produttori, le aziende agricole saranno lì con noi e mentre assaggeremo i loro prodotti loro ce li racconteranno. Ah, quindi anche informata, cena informata. Cena informata, ti faranno gustare doppiamente le stesse specialità che potresti mangiarti direttamente a casa, perché ci sono loro e ti possono dire il retroscena, della produzione. Sono molto carina come cosa. Quindi primo step, prenotate almeno una delle cene. Assolutamente. Almeno e verificate l'esperienza. Se l'esperienza vi piace, potete anche pensare di prenotare al ristorante quando aprirà. Se l'esperienza non vi piace, non ditelo a nessuno, andate a casa e continuate la vostra vita. Sì, sì, chiotti. Ecco, non divulgate, ma sicuramente vi piace. Ma non è possibile. Non è possibile. Nel raro caso, perché guarda, quelli che finiscono la vita ci stanno sempre, uno per volta ci sta sempre. Quindi quelli muti, gli altri possono dire parlarne anche bene. Un'ultima cosa, cioè sì. Quanto vi costa partecipare a questa cena? Bravo. La cena costa 25 euro e 10 euro saranno devoluti per aiutare la restituzione multiplicativa. Certo, okay, quindi gli altri 15 va per quello che avete mangiato. Quindi mangiate bene, vi divertite. 25 euro per una cena, certo. Oggettivamente non è una grande spesa. Se no ci andate a mangiare il sushi finto. All you can eat. All you can eat. Mangiate prodotti di qualità, state col coronavirus. Imparate a conoscere questa realtà e passate una serata dove riuscirete a digerire e stare leggeri, perché in parte è dovuto alla qualità del cibo, in parte alla bella cosa che avete fatto partecipando. Certo. Capito? Bellissimo. E quindi saremo gratissimi. Lo spot quindi è Mangia Marchigiano e aiuta Montepacini. Sì. Mangia Marchigiano, è carina. Mangia Marchigiano e aiuta Montepacini. Rimarrai sempre col sorriso sulle labbra. Sempre, ecco. Questo diceva anche il mio dentista. Parliamo di dentista. Va bene. Bellissimo. Quindi grazie per grazie a voi. Noi ricorderemo gli appuntamenti man mano, così visto che si riavvicinano la gente si dimentica facilmente, noi glieli ricordiamo. Certo. E faremo e manderemo e anche quando? Un selfie della cena in cui vedrete anche voi due. Certo, assolutamente. Questo è passato, il 28 sarà un po' dura, però quello è il prossimo è sicuro. Grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. Ciao. Eccoci rientrati. Con la Carba Bla, lei è la nostra seconda ospite. Buongiorno, benvenuta. Benvenuta, Michela Mandolesi. Che è, fa un sacco di cose. Sì. Infatti, stavamo dicendo, eravamo indecisi su quale dire, io ne dico due, poi tu dici le altre. Cuoca, fantastica. Anche a casa lo fai, no? Soprattutto a casa. Soprattutto a casa, quindi se non ci avete voglia di cucinare come me. Ecco. Personal chef, una delle definizioni. Personal chef. E poi anche attrice. Sì, no. Ultimamente un po' meno. Perché vabbè, però lavoro, insomma noi potremmo fare tutto allo stesso modo. Sì. Oddio, per un periodo ci ho provato. Già hai provato? Però hai capito che non dormivi. Una partecipazione televisiva tua in cui cucini recitando. Esatto, cioè, è rimasta nella storia, meravigliosa. Shakespeare lì sono passati cuochi su cuochi, ma nessuno che recitasse mentre cucinava, con un'attenzione alla cucina, recitazione contemporanea, meravigliosa. Sì, infatti mi ricordo che quello aveva stupito particolarmente. Perché tutti si sono stupiti del fatto che io non ho lasciato perdere di cucinare. Cioè io continuavo a cucinare. Tu hai continuato a cucinare con attenzione a quello che stavi facendo, tagliando, cucinando, ma recitando a grossi livelli, quindi bellissimo. Quindi ti è venuto fuori una cena. Cercavano di distrarsi, mi ricordo. Sì. Quindi è venuta fuori una cena per 20 persone. Cioè, no, non lo so, immagino che non era esattamente per due persone. Era una gara. Ah. Quindi era un piatto solo, fortunatamente. Per cuochi e fiamme. Cuochi e fiamme? Sì, sì. Lui è tanto carino, tanto simpatico. Molto carino. Sì. Molto carino. Decisamente molto carino. Sì. Allora io tiro fuori la prima diapositiva. Perché tu sei cuoco, quindi facciamo vedere che cucini veramente. Che mi piace tantissimo. Come se una fotografia fosse già la testimonianza di per sé, di oggi con Photoshop. Ne siamo un guarda, anche io potrei stare lì con tanti piatti avanti e non lo faccio io. Però Michela li fa lei almeno. Buono, questo stavo risotto. Benissimo. Era un risotto questo. Com'è? Sì, dice buono, era... Un attimo, lo scopino. Oggi però non c'ho la spesa da farmi fregare. No, perché due sabati fa lo scopino è passato e ha portato via la spesa di Simone. Te l'avevo messa. Io pure non so tutto. Brava, infatti. Ma ti
dico, dico almeno il prosciutto, tu che sei cuoca, ma il prosciutto e la mortadella appena tagliata. Ma come fai a non capire? No, senti il profumo, cioè dai, su. Vabbè. Allora, quello lì era un risotto con gorgonzola, pere, noci, miele e fili di peperoncino. Che meraviglia. La volta torni con questo. Va bene, perfetto. Alle 10 della mattina. Sì, perché noi siamo registrati sabato mattina alle 10. Però cioè, 10 e mezza. Non è una cosa che c'è tempo, la mangerò anche adesso. Perfetto. Infatti, oppure me lo riscaldo. Ci avete un accendisigari qua dentro? No. Organizziamo qualcosa. Siamo di parte. Accendisigari? No, ancora i sigari non siamo passati. Organizziamo qualcosa qui. Perché sì, in effetti potremmo anche farlo. Raccontaci la tua attività di cuoca. Come hai iniziato a cucinare, la passione, come è nata e poi come è diventato il lavoro? Allora, la passione è nata. La passione credo ci sia sempre stata, si è accesa particolarmente dopo che ho fatto una stagione, come un paio di stagioni come cameriera in un ristorante a San Giorgio che era Damiani e Rossi, quindi ciao Aurelio. Quindi ciao. Sì, e lì mi si è accesa, lì lui mi ha aiutato, mi ha forse anche in maniera inconsapevole, ma all'arte della degustazione. Certo, se avessi fatto la cameriera da Jonas con tutto il bene di Jonas, sarebbe venuta questa cosa. Vabbè, magari si sarebbe messo a spillare birre. Salutiamo Jonas, però. Sì. Esatto. Cioè, torna esatto. Esattamente la stessa cosa, però anche lì ci vuole un'arte, immagino, vero, certo. Per far venire la schiuma. No, ma intendevo proprio per la parte di cucina. Eh sì, della cucina, certo, sicuramente. Un conto è un hamburger, un conto è Damiani e anche se, vero? Anche se un panino fatto bene, secondo me, non è semplice. No, più che altro se uno sente un panino fatto bene e uno non fatto bene se, cioè, McDonald's, sì. Se vogliamo tanto il signor McDonald's non si arrabbierà, ma vuoi mettere McDonald's con, che ne so, con un altro che sta a San Giorgio che io adoro, che costa un po' di più, ma tutta un'altra roba, non facciamo pubblicità. No, quindi passione nata da sempre, cioè ce l'avevi sempre, poi questa esperienza ti ha aiutato, sì, a concretizzarla, quindi molto, a renderla... Ma più che altro a rendermi consapevole di questa passione. Okay, già c'era poi... inside. Ma sì, preparavo i dolci per le amiche di mia sorella. Questo mi è sempre piaciuto, pasticciare in cucina. Ecco. E poi ho iniziato, mi ricordo, ero sul palco, quindi stavo, sì, recitando, mi chiama una mia conoscente, che adesso è diventata una mia cara amica, che mi ha detto, lavoro per un'azienda di attrezzature da cucina, mi serve una persona che sa stare al pubblico, che sa parlare e che sa anche cucinare. Ho detto va bene, proviamo. Ne conosco una. Mi ha detto va bene, io ho detto va bene, proviamo, e ho iniziato, quindi ho iniziato a lavorare con questa azienda che fa attrezzature da cucina e immediatamente, diciamo così, ho fatto carriera, perché poi ecco, sapevo stare particolarmente bene al pubblico e sapevo anche cucinare bene. Sì, facevi vedere cosa veniva fuori utilizzando, sì, esatto, l'attrezzatura. Esatto. E quindi immediatamente fiere, Italia, ho girato parecchio, mi sono divertita. Quindi sei diventata il volto dell'azienda, cioè in pratica la testimonial. Sì, per un periodo sì, quindi... per un periodo sì. E poi ho pensato, comunque quelli erano lavori abbastanza saltuari, quindi avevo, sì, tanto tempo libero comunque, ho detto oh, vabbè. Sai che c'è di nuovo? Sai che c'è di nuovo. Ho iniziato la prima volta quasi per gioco, la seconda pure, poi ho visto che le cose funzionavano e quindi ho iniziato a fare eventi anche per essere una che lavora da sola, anche particolarmente grandi. Raccontacene uno, dai. Ah, una delle cose più belle che ho fatto è stata, a parte una volta ho cucinato in un teatro. Bellissimo. E c'era una manifestazione, una conferenza e poi ho offerto l'aperitivo. E un'altra volta che è stata molto soddisfacente, mi sono divertita tantissimo, era per un gruppo di amici che dovevano festeggiare un compleanno, era una festa a sorpresa, erano tutti vestiti. Non ne parla delle feste. Perché non è periodo questo. È un periodaccio. Febbraio è un brutto mese. Erano tutti vestiti da militari, da croce rossine, quindi era tutta carino. Una festa... a tema, e erano 60 persone. Agne noccia. Ho preparato... Era un matrimonio, secondo me, passato sotto banco per compleanno, esatto. Perché dai, 60 persone. Un primo, un risotto, un secondo e un dolce, e l'ho fatto con ordine, ritmo... Eccoci. Tornati, la registrazione è stata interrotta dalla chiamata di un ex fidanzato. Posso. Io avrei voluto rispondere. Gli ex sono sempre dannosi. Però adesso siamo in modalità aereo e torniamo, ecco, dal fatto che era una cena fantastica. Con 60 persone. Con 60 persone. Sì, è la cena che è stata un po' la cena della consapevolezza, la consapevolezza, anche in questo caso. Sì, quella in cui ti sei reso conto, lo posso fare veramente. Sì, sì, sì. Ecco. Sì, molto bello.
E mi spieghi come funzioni? Cioè, nel senso, come funziona? Aspetta, allora si accende la mattina, inserisci cibo, inserisci cibo e lei parte. No, adesso, nel senso, tu sei una personal chef, sì. Se io voglio farti cucinare, ti contatto, quindi ti contatto come? Dalla tua pagina Facebook? Dalla mia pagina Facebook, no, ancora no, ancora. Ma tanto no, non serve, fanno tutto come nei social, cioè, esatto, prima cosa. Seconda cosa, sto ancora cercando il modo giusto di comunicare, perché non mi piace fare le cose come le fanno gli altri. Che mi sembra una buona idea. Sto ancora cercando il mio giusto canale, il mio giusto metodo di comunicazione, che per adesso è quello della sincerità. Quindi diciamo funziona il passaparola e funzionano, sì, i social network, sì. Ti voglio contattare, ti dico: ciao Michela, voglio organizzare una cena e tu sei la mia personal chef. Sì. Come funziona? Quindi tu mi fai una proposta, io ti dico che cosa mi piace, per quante persone, raccontami. Allora, innanzitutto ti chiedo, sì, per quante persone sono, se vuoi mangiare carne, pesce, vegetariano. Ah, quindi anche vegetariano? Beh, sì. Se va un sacco di male. Infatti, esatto. Stanno tutti vegetariani. E poi, che succede? Che ti faccio delle proposte di menù. Sì. Tu le accetti e se ti piacciono, ovviamente, se no le discutiamo. Cioè, ne parliamo. Lo sistemiamo, altro, certo. Sì. E poi io mi occupo di tutto il resto, ok? Quindi tu metti la casa, i tavoli, i piatti e le posate, se è una cosa per stare seduti, oppure io mi avvalgo di aziende collaboratrici che fanno tutto un materiale compostabile, se sì, servono le cose usa e getta. E tu cucini e me lo porti? No, io cucino, no, proprio da cucini te. Cucini da me, fantastico. Mm-hmm. Faccio la spesa, mi porto arrivi la con spesa, la spesa, sì, mi dici che cosa ti serve, cioè tipo, che ne so, devi avere una pentola, devi avere delle cose. Che se non le avete voi, quelle posso portare io, perché di attrezzatura sono preparatissima. In genere la domanda che faccio è: avete i piatti, avete un forno e sì, avete il necessaire delle pentole, poi certo, tutto quello in più riesco a... Però anche chi non ha tutto ti può chiamare nel contattarti, comunque ti spiega anche quello che non ha e che tu porti. Vabbè, un'altra delle cene più belle in assoluto che ho fatto era sempre per un compleanno e era in una casa in costruzione. Ah, e quando parlo di casa in costruzione significa che non c'erano i muri. Ah, proprio. Cioè, non c'era l'acqua, non c'era la luce, non c'era niente. Space. Sì. Sì, sì, sì. È stato divertentissimo. Questa cosa mi ricorda una cosa bellissima di un mio amico che aveva comprato casa a Roma e io lavoravo a Roma e mi ha detto: guarda, ti ospito e il sabato siamo a casa, così sei la prima persona che ospito a casa, abbiamo dormito in un materasso gonfiabile in una casa, non c'era niente. Esatto. È bellissimo, l'esperienza da campeggio. È tipo un loft, ma un loft proprio minimalista. Sì, sì, decisamente minimalista era. Meraviglioso. C'erano solo gli infissi. Quindi comunque ti si può contattare e tu cucini qualsiasi cosa, per quante persone vuoi, ovunque. Qualsiasi cosa, non tantissimo, perché poi, nel senso, se in genere tendo sempre, lo so che non si dovrebbe fare, ma sono una personal chef, quindi posso deciderlo io, certo, se no. A fare più che altro le cose che mi piace preparare, cucinare, anche certo, perché poi ne vale della riuscita dell'evento. Certo. Se una persona mi fa una richiesta impossibile, io con abilità di manipolazione... anche quella serve? Dicevo un po' di magheggio. No, vabbè, ma se tu mi dici che vuoi mangiare a dicembre le fragole, io anche penso... Anche se io l'ho viste. Sì, poi a me le fragole di dicembre mi uccidono. Un po' bisogna come soffrire. Le amo tantissimo, ma mi fanno venire gli sfoghi, le allergie, sì, è un disastro. Quindi tu un po' consigli verso, certo, i prodotti. Certo, di verso stagione, i prodotti, dai, verso la tipologia di posto dove siamo. Sì. Quindi io cerco di indicarti la via migliore per ottenere il risultato che ottimale. Sì. Senti, per esempio, che ne pensi di Chef Rubio a tipicità? Cambiamo, cioè così, allora, buttiamo più sul gossip. Allora, tanto che ne pensi di tipicità? Chi guarda questa trasmissione? Posso, tu vai libera. Tu la, se senti libera, che non, ancora le querele, noi a differenza di qualcun altro, le querele ancora non ci sono. Arrivata. No, però no, ci no, può no, sempre arrivare. Allora, Rubio è tanta roba. È tanta roba, infatti era la domanda, era intenzionale la mia. Perché sennò ti avrei fatto un contegno. Ecco. Non vedo l'ora di vederlo, tanto che giusto ieri mi sono già segnata tutti gli appuntamenti, mi sono iscritta a tutti gli appuntamenti di tipicità. Di tipicità. Rubio sta vivendo un periodo particolare, io lo seguo sulla pagina Facebook, anche come senso? Amico, nel senso privato. Privato? Diciamo così. Mm. Nel libero, senso quindi? Che lui, no, questo non lo so, purtroppo non è dato. So, cioè, lì nel privato, nel senso non... che non seguo la pagina Chef Rubio, ma seguo proprio lui come privatamente. Sì, sì, non sì, so sì, se è impegnato o no.
sicuramente è molto impegnato a livello sociale. E questa gli fa onore. Sì, e sì, ma si vede che dovrebbe essere una persona molto sensibile in questo senso. Solo che questo, come purtroppo accade sui social ultimamente, gli provoca dietro un'ondata, una shitstorm di quelle galattiche, clamorose. Sì. Adesso lui si impegna nel sociale, non faccio riferimento a cosa dice. Il come lo dice è molto cruento. Sì, quello sì. C'è stata già una polemica qualche tempo fa. Come lo dice è un po' come mangia, no? Sì, sì, sì. Sì. È molto focoso. Cioè, sì, che molto passionale. Sì. Cioè, sarà un motivo, esatto. Là, no? Però sono molto, 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 molto contenta di vederlo. Infatti. Invece a livello di cuochi, questi qui, no? Cuochi televisivi, cuochi famosi, chi è che ti piace? O che dici, un giorno magari potrei fare quello che sta facendo lui, se ti piace quel tipo di idea? Ma guarda, sono innamorata di Antonino Cannavacciuolo. Ma come si fa a non amare Antonino Cannavacciuolo? Perché lui lo vedo... Anche lui lo vedo appassionato, patatone, lo vedo paterno, lo vedo... Mi piace moltissimo e soprattutto quando vedo i piatti che fa... Sì, ci mette un goccino d'olio a crudo, diventa una magia. Esatto. Anche perché cucina molto semplice, cioè, per essere la sua, no? Però questa è la parte più bella, secondo me. Sì, nel sì. Senso che usa pochi ingredienti e li usa bene. Lì è il segreto della buona cucina, perché poi comunque ti fa passare l'idea che ipoteticamente puoi imparare qualcosa da lui. Se mi fai fare una cosa che è proprio impossibile. Esatto. Questa è una cosa che faccio anch'io nei miei corsi di cucina. Quindi comunque passare un'idea che sia fattibile, cioè non sì, più che passarti, soprattutto più che passarti ricette, io preferisco passarti concetti metodi e tecniche. Certo, sì. Poi sei anche tu che volendo poi assembli il tutto. Esatto, perché poi se io ti do una ricetta, tu vai a casa e hai imparato quella. Certo, se io ti do una tecnica, quella... tu vai a casa e hai imparato un sacco di cose. Tanto di più. Certo. Però tu cuoricino e Ginio Massari. Cuoricino e Ginio Massari. Ho visto una foto dove l'abbracciamo. Sì, ogni anno lo faccio, la faccio con lui. No, sto riscoprendo una passione infinita nel fare dolci. Ecco, questa è la novità. Sì, è una novità proprio. Mi sono sempre piaciuti, mi è sempre piaciuto farli. Ma mi sto spingendo un po' più in là adesso, sì. Sul lato più tecnico, sul cioè, lato di, più cioè tecnico. Non la crostata di Ziapina, ma piuttosto altre cose più elaborate. Esatto. Io ti ho visto tutta abbracciata di Ginio Massari. No. Lui è un signore. Lui è proprio un signore. Ecco, c'è... Cioè, quello ma che per chi non lo conosce, scusate, non diamo per scontato è il che... miglior pasticcere del mondo. Ecco, no, io non lo sapevo per questo, però l'ho immaginato dal discorso. Però è stato nominato qualcuno... il miglior pasticcere del mondo. Sì, ma sai che farà di tanto? Fa delle cose incredibili. Ho visto ieri una puntata in cui faceva una tortina così, che era una meraviglia, che non avrei mangiata da quando era stupenda. Infatti sì, poi sì. Diventa un peccato mangiare. Con i lamponi ripieni di crema di lampone. Sì, cioè, sì, folle, sì. Una cosa cioè, ha preso ogni lampone e l'ha messo... Esatto, uno cicci con la siringhetta. Sì. Madonna santissima. Meraviglia. Ecco, mentre riferito anche oltre a Massari, al discorso di prima, in televisione adesso ci sono tanti chef. Infatti, sì, adesso c'è qualche tanta anno cucina. Che veramente... C'è tanta cucina, se posso fare un annuncio, non è vero, secondo me, che anche a casa dobbiamo sempre mangiare come al ristorante. No. Cioè sta diventando un po' tanto una mania. No, ma infatti. È per questo che io nei miei corsi di cucina ti insegno a fare il petto di pollo. Oh, è divertente. Ma l'uovo al tegamino, un'insalata condita. No. Perché se tu mangi sempre a casa come al ristorante, a parte no, che ti stufi pure. Ti quando stufi, vai al ristorante non c'è più esatto, senso. Esatto, non c'è più senso, vai al ristorante solo per criticare. Infatti. E ti godi un po' di meno la vita, no? Certo, bravo. Quindi anche tecniche base, il petto di pollo perfetto. Sì, poi io ci inserisco una delle mie tecniche preferite. Qual è? Lì, che è la cottura sotto vuoto. Che bello. Cioè? Però è una cottura in un... Io l'ho imparato da Masterchef. In un bagno d'acqua. Però il cibo viene inserito all'interno di un sacchetto fatto apposta, condito, messo sotto vuoto. Come no, mi è capitato anche a me di farlo. E lo cuoci a bassa temperatura. Sì, 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 cioè lo metti dentro il sacchetto con già tutte le... Ah, è vero, sì. È vero. Lo facciamo, devo ricominciare a farlo. Cioè, viene più saporito, più succulento, più morbido. Sì, sì, è vero. Però ecco, servirebbe ritornare un attimo per noi comuni mortali, e mi ci metto anch'io, a un approccio in cucina un po' più tranquillo. Senza tutte queste basta cose. L'ansia. Non ti è venuta mai voglia di andare a Masterchef, per esempio? Sì. Sì. Mi è venuta voglia una volta, mi hanno anche richiamato.
Questo è uno scoop, mica lo sapevo. Però diverso tempo fa, ma non ho potuto partecipare perché avevo partecipato l'anno prima a Cuochi e Fiamme. Ah, quindi eri incompatibile la partecipazione televisiva. Perché mi sembra che non puoi partecipare sì, nello stesso anno. Sì, se ne fai anno. Uno dopo un po' di tempo. Vabbè, però adesso ormai è passato. Potresti riprovarci. Però adesso è diventato troppo battagliero. No, adesso è una guerra. Stancata delle... No, sai, non lo seguo. La capisce. Competizione mi mette un po'... Cioè, io lo guardo e mi viene l'ansia. Ecco, a parte che lo guardo e penso, io non so come fanno. No, il livello, per esempio, adesso lo sto vedendo perché quest'anno c'ho Sky, cosa che sì. Non ho avuto mai, quindi mi appassiona Masterchef, il livello è altissimo, cioè fanno paura tutti. Io non so come fanno a essere amatori in casa. Per me è una cazzata quando scrivono sotto impiegato, maestra d'asilo. Quello in teoria è per forza, non so se c'è una preparazione interna. Dai, tu arrivi lì a un livello, poi loro forse fanno un corso. Ti dicono la sfida in 5 minuti, fai. Io non riuscirei a pensare una ricetta, fare la spesa, impostarla. Sì, troppo. Lo stai vedendo quest'anno? Sì. Chi vince? Chi è il tuo preferito? Chi vince? Guarda, devo dire che una delle mie preferite è uscita. Chi è? Perché era Franceschina. Ah, deliziosa. La piccola, bobina piangente, sì. Ok, sì. Lei era emozionatissima. Sì, tanto. Poi c'aveva questa voce delicata che mi faceva impazzire. E non lo so chi vince, perché il livello è abbastanza... Io tifo Antonio. Mi piace tantissimo. Non credo che vincerà. Chi pensi che vince? Non lo so. Ok, però... adesso dobbiamo fare chi non vede Masterchef poi che non gliene sì, può okay. fregare di meno. Io per esempio una cosa che non tollero è invece quella, la versione Masterchef dei bambini. Cioè non si può. Nel senso, secondo me è dissacrato. Cioè è proprio una cosa disecutiva. Quando li vedi sfilettare il pesce. No, ma lì non puoi mettere i bambini. Cioè quella cosa dovrebbero vietare proprio per legge. Perché i bambini messi in quel modo, come dici tu, comunque c'è una competizione. E io non... vuol dire, se sono arrivati a cucinare in quel modo, vuol dire che hanno delle madri che probabilmente sono da galera. Anche mio figlio potrebbe avere la voglia di cucinare. Però magari in piastrocchia, mette lì, se arrivi a quei livelli vuol dire che tu c'hai proprio una pressione fatta prima, precedentemente, a casa. Come quelli bambini vanno a cantare, è la stessa cosa, cioè, però sulla cucina proprio una cosa secondo me non può essere. È forte, ma il problema è quello che dicevamo prima, nel senso che adesso è diventata tanto una moda. Allora, finché sei adulto e sei consapevole e scegli tu, va bene, ma il bambino si capisce che non può scegliere solo. Non lo so, io ho la mia nipote di mezzo, adorata e meravigliosa, ciao Priscilla. Ciao. Che ama cucinare. No, fa anche l'imitazione di Ginio Massari. Addirittura. No, ma ci stanno i bambini che adorano. Però per arrivare là davanti, mettergli davanti a loro. Cioè, tua nipote lo fa a casa. Sì, fai vignè, fa queste caruccia, cose. Magari mio figlio sapesse fare vignette, ma magari. Però si diverte, non è una cosa. Ecco, brava, ma diverte. Come quando vanno a fare i modelli. Sì, infatti metto tutti allo stesso adesso perché parlavamo di cucina. Quelle cose che tu dici non può essere. La linea è molto sottile lì. Tra la voglia del bambino e l'intenzione dei genitori. Sì. Vabbè, tu hai anche progetti teatrali in corso o in questo momento li hai messi un pochino da parte? Purtroppo non ho progetti. Oddio, aspetta. Progetti teatrali ne ho uno, mio personale. Niente, non è. Mi serve un po' di coraggio. Perché sei andata verso una via di autonomia. Cioè, la tua strada è l'autonomia. Ma sì, perché poi ultimamente sto chiamando la mia cucina una cucina indipendente. Ecco. E è un po' una vita indipendente. Sì. Perché poi quando uno tenta di mettermi le catene, un ristorante, così. Le cose, io scappo. Yeah. Scappo e penso proprio di cambiare lavoro. Farò un'altra cosa. Perché? Ma non perché... magari un giorno mi capiterà anche di lavorare in un ristorante, ma la vita di uno chef adesso è veramente tanto dura. Tanto impegnativa. Perché dagli chef ci si aspetta adesso, non lo so, forse tra un po' dovranno salvare il mondo. La magia. Io non capisco, uno chef sta in cucina, invece devono essere imprenditori, showman, medici, tutto, attori. Troppo intrattenitori, troppo, tutto. Per questo che tanti perdono un po' la testa. Mm. E io non sono non pronta a questo, no. Però c'è un progetto teatrale tuo, c'è un progetto in corso di cui se vuoi tornerai a parlarci. È ancora un embrione. Sì, dai, non lo svegliamo di più, insomma, così ce la possiamo avere di nuovo, Michela. Anche perché mi ricordo la prima volta che ti ho visto al Teatro di Capodarco, dove facevi Medea. Sì. Uno spettacolo meraviglioso. Il mio preferito. Stupendo.
con Musati che parla da solo, con Stefano De Bernardin, che abbiamo avuto, è stata una roba meravigliosa quella cosa a Capodarco, perché io dopo un po' pensavo di stare a Broadway, cioè perché proprio la cosa, cioè nel senso non sei più al teatro di Capodarco, era fatto in una, cioè stellare, a parte che a me piace il genere, proprio postellare, perdevi proprio il senso, perché si era creata un'atmosfera incredibile che quando si era accesa la luce dici qua stavo, cioè, ed è stato veramente bellissimo, cioè, quindi la prima volta che ti ho visto ho detto ma questa chi è? Cioè così, ma perché Stefano sapevo chi fosse, non ti conoscevo. Se ci ripenso mi viene ancora la pelle d'oca come idea. Medea è stata, vedi, come la cena di 60 persone è stata la consapevolezza. Medea lo è stata per il teatro. E l'ho rifatta 3 volte, la prima volta all'inizio proprio, sì? e Musati, sempre con Musati, ciao Gigi, io ti amo, lo sai. E beh, lui penso che per chi fa teatro, non c'è, cioè, essere diretti da lui è una meraviglia perché poi è difficile, e immagino, è severo, caratterino. È severo, noi provavamo tanto, tantissimo, perché io stavo a casa sua anche 8 ore al giorno. Penso sia uno che pretende tanto, perché sì, comunque però è giusto. È giusto così. È giusto, perché il teatro va rispettato. 8 ore di prova al giorno. Sì, sì, c'erano periodi in cui. Beh, mangiavate tra una. Funzionava. Queste 8 ore al bagno mandavi. Funzionava dai. Così, soprattutto prima della prima. Sì. La prima volta che ho fatto Medea. Mi ricordo, mi ha insultato tantissimo, ma mi ha insultato sul palco. Direttamente? Ah, sì, facevamo quelle lezioni di spettacolo. Mi ha insultato sul palco e lì la mia forza è stata quella di non prendermela. Certo. E di capire che cosa era successo e dove avevo sbagliato. La seconda volta stavo prendendo la stessa... Eccola. Meraviglia. La seconda volta lo stesso, eccola sì. Ragazzi, Nicole, Stefano e Gian Paolo. Sì, poi queste sono le foto di Marilena Andrescia. Sì, ma me la ricordo sta cosa. Sì, binomio sì. Tu e Marilena. Non ci frequentiamo sempre con loro, ma c'è una linea che ci... Un filo che ci lega, sì. C'ho un affetto per loro. Mi hanno veramente cambiata e mi mancano veramente tantissimo. Senta, ci fai un pezzettino piccolo recitato? Noi spariamo dall'inquadratura, ti lasciamo da sola. Esatto, anche se è difficile, che io dovrei uscire la macchina. Un pezzettino, proprio un minuto, una chicca. Okay. Un gioiellino. Andiamo di Medea? Sì, andiamo di Medea. Andiamo di Medea. Sì. Non era preparata, eh? No, ricordo no, perché se no era troppo facile. No, ma sai perché poi ci sono dei pezzi che mi ricordo? Perché io sotto la doccia non canto. Tu reciti? Io recito. Addirittura. Ah, sì, ecco, sì. Vedi, lei ha fatto alla svolta, non può cucinare perché sotto la doccia la vedo dura. Non si può. Allora. Facciamo l'incantesimo quando lei si rende conto che il suo ex in chiave moderna torniamo così Giasone sta per sposarsi con Creusa. Creusa. Ti invoco, popolo dei morti, vi supplico, funebri dei. Tu, cieco caos, tu, buia dimora del tenebroso Plutone, anime avvinte alle rive del Tartaro nell'antro della morte orrenda, lasciate i vostri supplizi e accorrete a queste nuove nozze. Wow! C'è intensissima dentro questa mano. Penso che ci hanno sentito anche su. Siamo riusciti a superare la musica del conservatorio. Oh, ma quando io tornavo a casa c'avevo la febbre. Ci credo. Mi piace. Però avresti spaventato anche il coronavirus. Arrivato là. Ma c'è boom. Se ne tornava indietro. C'ho degli amici che sono venuti lì. Sì, che sono venuti a vedere. Questo, eravamo alla Cuma. Alla Cuma, infatti. Il Rinaldo. Infatti me l'ho riconosciuto dalle colonne. Che poi hanno fatto fatica a parlarmi. No? Normalmente. Cioè, no, non la famo un cazzà, perché questa veramente te scaccia sto. Perché poi io non urlo mai, non mi arrabbio mai. No, cioè. Perché ma poi certo, questo è catartico, è sempre come al solito il teatro è catartico. Sai quanto quindi mi faceva bene. Per quello ti sto dicendo. Comunque va bene, no? Questo abbinamento tra cucina e recitazione, che secondo me è una via nuova. Non ho qualche idea, perché è sicuramente una cosa cracco diversa. Aggiornati, basta, dai. No? Con la cucina, con le uova, cucina, quella cosa grattica. Dai, su.
Noi, grazie, che dire, ti ringraziamo per essere stata con noi. Bellissimo. Simpaticissima, ci hai raccontato un sacco di cose che fai e ne farai sicuramente anche altre, quindi torneremo a parlare di te. Sì. E grazie. Adesso troverò coraggio per lo spettacolo e poi. Esatto, poi ci racconterai. Dopo ci ridirai. Bravi. Grazie mille. Grazie Michela, ciao. Quando se mi vedo da vicino. Eccoci tornati, abbiamo terzo e quarto ospite a sorpresa, sì, proprio Riccardo da oggi. C'è anche Pietro. Sì, ho portato. Ma non vai anche a scuola, Pietro? No, il sabato lui non ci va. Ah, come a mio figlio, a posto. Va bene, e abbiamo anche Pietro, il primo ospite minore, ed è il figlio di Barbara. Buongiorno. Tutti. Ciao. Grazie ragazze per avermi invitata qui. No, grazie a te di essere fatto. In realtà vengo da Sarnano, ma non perché ci abito, ma perché dovevo andare a presentare un nuovo progetto. E il legato alla moto smatata, che non so se conoscete, che no, ma descrivicelo, interessantissimo il nome. Il nome moto smatata logicamente deriva, perché? Insomma, dal nostro dialetto marchigiano, quindi... certo, perché comunque trial, no? Moto e moto, ok, smatata il significato, sul, ecco, sul fango, sulla mata, no? Sulla giustamente mata, ecco, poi una particolarità è loro hanno un cane e l'hanno chiamato Mata. Ma è giustamente, cioè... poi si faranno un altro cosma. E no, è carino, loro hanno fatto questo progetto, la One Power Racing di Monte Giorgio, si chiama Natural Road, praticamente fanno 4 o 5 appuntamenti ma spalmati nel vario territorio spalmati come la smatata, il vario territorio marchigiano, e insomma è diretto a chi ama il motorelli, certo. Insomma, certo, la moto, anche i quad. È un percorso che comunque ti fa conoscere un po' la natura del territorio. Bella, senza andare oltre, non va a intaccare il paesaggio. Ecco, sì, perché sai, con la moto comunque. No, poi ci sono comunque come permessi delle amministrazioni locali, insomma, le amministrazioni comunali devono dare il permesso, i cittadini, perché magari qualche strada passa anche davanti alle case abitazione. Dei cittadini. Però poi loro comunque ripuliscono anche le strade per poi far passare questi rallisti, che sono, cioè il loro obiettivo comunque è divertirsi nella natura, quindi non la distruggerebbero mai, sì. Okay. Poi c'è anche il lato quello mangereccio, perché insomma si sa che le Marche. Vabbè, magari un giorno potrebbero venire qualcuno in rappresentanza della moto smatata. Magari, perché poi adesso questa cosa. Sì, perché poi in realtà adesso oggi siamo andati a Sarnano, ma il 22, adesso dico una data a casaccio, però sì, è marzo, 22 marzo, marzo c'è il rally delle Sibille, quindi proprio insomma bello, ci proprio appartiene, se partiamo da Monte Giorgio, e quindi lì si potrebbe anche chiamare. Magari lo invitiamo. Poi la presidente della One Power Racing è una donna, per cui, per cui ci piace una donna in mezzo ai motori. Ci piace questa cosa. Ok, senti, ecco, veniamo a di corsa. Ecco, veniamo a te però, Barbara. Ah, io mi sono portata una cosa, perché ecco, insomma, ma tanto anche noi abbiamo cose. L'argomento era quello un po' più ludico, quindi io mi sono portata questa. Ah, carina lei. Oh, che meraviglia. Che cazzo, no, non ci siamo organizzate. No, non ce l'ho, come diceva Pierma. Cioè, in realtà, tanto lo posso dire, perché questa cosa va in onda domani, a casa ci avrai di tutto, perché si sta organizzando il compleanno per Gianluca Marinangeli, che tu sì, conosco benissimo. Ecco, benissimo. Io ho casa invasa da orecchie di gatto, questa cosa, ma ho cercato di imballare tutto per stasera, se no vedi me lo potevo portare. Ecco, vedi, sì, beh, questa Gianluca Marinangeli è un'altra collaborazione, insomma, con... Sì. I mattarelli del gruppo, sì, gli Arresti Meglio Show, perché noi parliamo dopo di carnevale, ma prima infatti guarda, io c'ho una diapositiva che perché, portata, perché tu c'hai sempre solo le diapositive degli Arresti Meglio Show. Sì, questa eccola, cioè loro mi hanno adottata, mi hanno adottata in questo loro progetto, anche questo che non riguarda la moto assolutamente, no, possiamo passare un altro argomento, si chiama TZZ2000. Loro sono tre pazzi scatenati che si sono inventati questo format e lo andiamo a presentare in diverse piazze, insomma, del territorio. Questa foto qui ti riferisci è la serata, quella finale della Sagra della Boschetta, in cui abbiamo fatto un altro tipo di format che non è il Resumio Show, ma Ve Faccio Ride Show. Ecco. Quindi c'erano degli sketch. Posso vedere? E poi il vincitore è Luca Moreschini, che ha vinto con due barzellette che io ho capito. Che io ho capito, perché stranamente io non capisco mai le barzellette, ma cioè, ho capito le barzellette. Avis Luca Moreschini, sì, sì. Infatti, dopo la sua vincita, in realtà ha mandato proprio un messaggio comunque a questa piazza, insomma, che era gremita, un bel messaggio positivo. Sì, diventare donatori, sì, l'importanza di quello che era. E quindi ecco, collaboro anche ma con questi Resumio tre Show mattarelli. È stata una genialata. Cioè. È stata una genialata creata veramente tra di loro in un
una cena tra amici, è stato veramente un format geniale. Con papà Andrea Benni. Papà Andrea Benni, Fabio Vallasciani e Massimo, loro cioè fanno dei capolavori veramente. Quindi organizzano queste serate che gli riassumiglio, in pratica è una gara canora, sì, tra personaggi non famosi, dilettanti, che però si travestono a personaggio famoso. In realtà questa gara abbiamo portato anche a Monteurano, lì alla Bocciofila di Monteurano, che credo abbia vinto Simona Bertin. Ha vinto volta. Simona Bertin, ma che credo fatto? Che Simona Bertin ha vinto più di una volta. Anna Oxa. Beh, è veramente io riassumiglio dalla pelle d'oca, Simona Bertin. Meglio, quando Simona Bertin è meglio. Sono tutti bravissimi, per carità, indubbiamente, però Simona c'ha insomma quel poi la somiglianza, sì, bionda, con i capelli lunghi. Mi piaceva un sacco Tina Turner. Tina Turner è no, De Monturano mi sembra quella ragazza, Tina Turner, ma non mi ricordo. Però di Tina Turner, De Monturano, sì, adesso la rifacciamo, questa quando cosa la bruschetta, sai, la bruschetta, ci saremo sempre noi con nuovamente però Ve Faccio Ride Show, e quindi con questi sketch comici, okay. Ci stiamo lavorando, tipo la ti hanno adottato un po' come Marina, mi hanno adottato un po' tutti in realtà, nel senso stiamo notando che sei multi adozione mi adottano un po' tutti, la sì, più adottata sì, d'Italia sì. L'abbiamo adottata d'Italia. Senti, però tu sei qui cosa. Per un altro motivo. Mo è stato giovedì grasso, no? E quindi lei è il volto del carnevale. Doppia positiva. Vedi, i nostri ospiti si stanno attrezzando, hanno capito, no? Cioè adesso arrivano gli ospiti con già attrezzati. È bellissimo questa cosa. Direi che puoi smettere di farli stampare. Grazie Carlo, fino adesso. Grazie Carlo, che ti ha fatto stampare gratis di tutto. Infatti, adesso lo smetterà. Abbiamo gli ospiti a tutti così. Perché questa in realtà è la locandina, il Giulianza ufficiale. Basta, c'è dentro sponsor, le descrizioni, le foto. Quindi c'è proprio... Noi abbiamo proprio una brochure, completa. Caspita, mango Viareggio, ragazzi. Esatto. Guarda, per quanto riguarda, infatti mi dicevi Viareggio, noi abbiamo chiamato per 2 anni, non consecutivi, ma per 2 anni, come giurato del Carnevale di Monteurano, un carrista di Fano. Ah, beh. Quando venne lui la prima volta, ci fece un'osservazione che ci è piaciuta tantissimo, ma che all'inizio ci sembrava un po' strana, ma effettivamente abbiamo riscontrato che è così. Monteurano risulta essere... per grandezza, per numero di partecipanti, di persone, cioè. Il secondo carnevale dopo Fano. Accidenti. Sia nelle Marche, nelle Marche, infatti poi io domenica scorsa sono stata a Fano ed effettivamente cioè, la grandezza del carnevale di Fano è... E lì sono i carri, i carri di prima categoria sono enormi, paurosi. Però questa grandezza appunto non è misurabile con la nostra, però... voi vi difendete bene, carnevale, insomma. Il carnevale si coinvolge veramente tanta gente. È anche noto il carnevale di Monteurano, cioè qua intorno si sposta gente per andare a Monteurano a vedere il carnevale, cioè, ma perché noi in realtà i carri li facciamo, cioè non è il carnevale di Fano dove prendiamo i carri che ne so di altri paesi e poi vengono a fare la sfilata a Monteurano. No, il carnevale di Monteurano è ogni quartiere decide un tema, ogni quartiere fa un carro e lo porta alla sfilata. Se lo costruisce proprio. Se lo costruisce, possono, nel regolamento è previsto che possono prendere per esempio dei pezzi da altri carri di altri paesi, questo è previsto dal regolamento, però sostanzialmente poi... Però l'assemblaggio deve essere... Sì, l'assemblaggio, poi lo costruiscono loro. E la cosa carina è che comunque stanno tutti in un unico capannone. Cioè, grazie anche all'amministrazione comunale, io sono in rappresentanza anche dell'amministrazione comunale, siamo riusciti a trovare un capannone dove possono stare tutti a lavorare. Quindi è bello perché non c'è più quella legalità, ma c'è anche la collaborazione. In quel momento no. Nel dopo senso, sì, immagino, cioè dopo lunedì sì. Termina. Però dopo non ci conosciamo più, no. Tu sei di quella quartiere, io sono di questo. È bellissima questa cosa perché vai giù, senti l'odore dei frittelli. Come passi questo? Dai quello, no, io non so fare questo, allora tu meglio ti fai. Però dopo non ci si conosce più, ma come t'avevo passato ieri il pennello. Martedì c'è proprio la. Poi martedì è il giorno, proprio quello della competizione. Sì, infatti, raccontaci le date così. Le date è il martedì di carnevale, quindi martedì 25 febbraio. Da un po' di anni ripetiamo la domenica successiva, e quindi quest'anno capita domenica 1 marzo. In questa domenica. Orari dalle 15 di pomeriggio in poi. Bene. Massimo, ecco, 18:30 il carnevale si finisce, anche perché poi il mercoledì si va a scuola, e come il lunedì successivo al 1 marzo. Praticamente si parte con questa sfilata e il martedì ci sarà la giuria.
che poi dovrà decretare il vincitore. Vincitori vinceranno il miglior carro, la migliore sfilata, i migliori costumi e il miglior coordinamento della sfilata. Poi la somma di due premi, la somma insomma di tutti questi premi, scusate, darà proprio il vincitore ufficiale del cappello di Re Carnevale. È un cappello che è stato disegnato, dove ci sono dei lembi, no, sul cappello, dove viene inciso il nome del vincitore del carro. Bellissimo. Io mi occupo da tantissimi anni di presentarlo insieme alla neo presidente Lucia Gallucci. Però mi occupo anche di reperire la giuria, che è un compito abbastanza ingrato, che mi ha dato negli anni Matteo Valeriani. Grazie Matteo, ti ringrazio. Però lo faccio con molto impegno e molta passione, come in realtà poi tutti insomma, ci lavoriamo in questo, perché comunque è anche coraggioso come compito mio che come ruolo che hanno loro, perché ti dicevo comunque c'è questa sana competizione che un po' li... Vai Pietro, quindi tanto deve riemergere dal sedile. Esatto. Sto quasi risucchiato dal sedile, però adesso ne è venuto Pietro, fuori. Pietro, siamo dai. Con te. Ecco, come le sabbie mobili. Esatto, tipo sabbie mobili. Niente, la giuria rimane segreta fino a martedì. No, la giuria. Quindi i giurati non possono essere contattati prima. No, assolutamente. Infatti, io non dico appunto chi sono. Sì, sono bravissima. Chi sono i giurati? Non lo so, soltanto io momentaneamente che li ho chiamati. E poi in realtà la cosa carina è che noi decreteremo il vincitore martedì, ma lo proclameremo domenica 1 marzo. Quindi c'è questa attesa. Io avrò questa busta chiusa con il nome del vincitore, con i nomi dei vincitori. La porti infilata nel premi. Dentro il cuscino me lo metto. Reggiseno, devi dare. Vabbè. Va bene. Sorvoliamo. E quindi ce la teniamo fino a domenica. Ecco perché in quei giorni sembri un po' più tettuta. Perché c'hai dentro. Inside, tieni pure la busta. A parte che è bellissimo farlo proprio il giorno di martedì, perché si fa domenica prima. Invece il carnevale, ragazzi, è martedì. L'abbiamo fatto sempre di martedì noi a Monte Urano, proprio anche perché Monte Urano il giorno di carnevale è proprio un giorno di festa. Cioè, generale. Non si lavora. Non si fa niente. Ma sai però perché? Perché i quartieri sono tanti. Vabbè, quest'anno sono 5. Quanti sono esatti? I quartieri in totale sono 9 e partecipano sempre tutti. Quest'anno alcuni hanno avuto dei piccoli problemi proprio di organizzazione, perché comunque sia è impegnativo. Alcuni quartieri, tanti giovani stanno fuori all'università e quindi non riescono. La cosa positiva di questo però è che i quartieri che non riescono a partecipare quest'anno comunque danno una mano agli altri quartieri del Capannone. Quindi c'è una collaborazione fantastica. E ogni quartiere muove più o meno un centinaio di persone. Quindi sono circa 500 persone. Sì, figuranti. 5-6. Considera che quando comunque partecipano tutti i carri si muove un 1000 persone, le muovi tra il trattorista, tra coloro che stanno intorno al carro, tra i figuranti in sopra, sé per sé. Certo. E comunque si muove tantissima gente. Cioè, certo. Un pezzo di Monte Urano si muove. L'anno scorso ha vinto il quartiere Centro. Quest'anno quindi il quartiere Centro partirà per primo e al primo giro, mi sembra, o al secondo, adesso non mi ricordo bene, cederà il cappello di Re Carnevale per essere poi rimesso in palio. Quindi fa il primo giro con il cappello, quel premio dello scorso anno. Ma il cappello in realtà è di... No, è pesantissimo, è realizzato da una gioielleria, quindi lo portano il carro, capito? Proprio sul carro? Sì, viene messo, gli anni passati viene messo addirittura dentro una teca. Di vetro. C'ha un valore, c'ha un suo valore. È un bel cappello, ecco. Poi ci sta. Ci dovrebbe stare anche la foto del cappello di Re Carnevale. Sono curiosa. Questi sono i vari carri che partecipano, ci dovrebbe essere perché di solito... Che carro era lo scorso anno che ha vinto? Cosa rappresentava? Cartone animato, però di preciso il tema non me lo ricordo. Non c'è il cappello del carnevale. Coco! Ecco. Coco l'anno scorso. Fortuna c'è l'assistente. Eccolo. Cavolitti fritti. Eccolo, questo è il cappello del carnevale. Questo. Devo notare le mie unghie fatte apposta per il carnevale. Eccolo. E le mie invece da quella che lavora con la colla. Che si ammazza da giorni. Avanti. E quindi questo cappello viene ceduto poi al carro vincitore. Sì, carro vincitore, e niente, che lo tiene con loro. Tu ovviamente sai il tema. Allora,
rifiuta. Stamattina tutti. Non avevamo messo Modedero. La modelletta aereo che non funziona. Una vitaccia. Scusami, il carro, tu da quanti anni presenti o comunque fai parte di questa organizzazione? Che presento non ce l'ho più in mente. Potrebbero essere arrivati anche a 20. Anche cioè, a 20? No, non lo so tanto. Cioè, eri minorenne. 15 anni sicuro, sì. Ma ero minorenne non tanto perché c'ho la mia bella età, diciamo. Importante come te la porti. Ecco, da un po' di anni, da 5 insieme a Lucia Gallucci, che fa parte del prima faceva parte del direttivo della Proloco, adesso da quest'anno è diventata presidente. Quindi anche qui abbiamo una presidente donna. Ma che ci sta, ci sta bene, ha ceduto ci sarà, speriamo, questo cambio di passaggio. Prima era Matteo Valeriani, che adesso si occupa della sicurezza del carnevale, e adesso è Lucia. E lei. E quindi ecco, siamo insieme. Salutiamo tutte le equipe, dire vero i carri che partecipano. Sì, c'è anche Temi. Infatti me l'ho portato perché non me lo ricordo, sinceramente, perché devo ancora studiare. Bene. Deve studiare, che mo stava pensando. Un attimo. Allora, il primo è il quartiere centro, appunto, che partirà per primo. A parte ce l'abbiamo qui. Eccoci. E che è Goldrake. Ah, carino. E poi c'è l'incancellata con Grease. Quindi torniamo un po'. Che poi l'incancellata secondo me è enorme. Cioè, enorme come via. È abbastanza, sì, abbastanza lunga. Poi abbiamo la 167, che faranno il cartone animato Looney Tunes. È come una legge, insomma. Prima viene il quartiere Crocestrada, e poi c'è il 167, ma noi a Monturano siamo un po' strani. Ci ho lavorato a Monturano, ma sto scoprendo un sacco di cose. 167. Poi c'è San Pietro, che è quello che ti dicevo, che è Crocestrada, che fanno la terra e la nostra casa. E il quartiere Sant'Andrea, coloriamo il mondo. E quindi ecco, quest'anno sono questi 5 carri che partecipano, insomma. Io tifo per Gris. Gris come tema, facile, proprio perché mi piace. Anche le canzoni, anche proprio la. Noi ci divertiamo tanto. Cioè, io e Lucia, quando lo presentiamo, lo vediamo con occhi diversi. Certo. Innanzitutto. Abbiamo proprio, stando sul palco, riesci proprio a vedere con occhi diversi qualsiasi cosa del carro e qualsiasi sfumatura. E poi già il martedì è un po' più, c'è la gara, è un po' più, diciamo, stiamo un po' più sul sulla competizione, ecco sul teso diciamo teso. Ma la domenica vi sbragate, il dialetto ormai è proprio sbrago totale, appunto, ormai è andata, perché poi il martedì, quando facciamo la sfilata, facciamo questi due giri intorno al paese. Al secondo giro cioè, i carri fanno due giri, loro fanno io sul palco, okay. Okay. Poi ci siamo due, non per essere, ci sono due palchi, però cioè il primo palchetto e il secondo quello grande, quindi alla fine del secondo giro ci spostiamo sul palco grande, che è quello della piazza. Però non vi siete fatti a piedi tutto il giro di Monturano? No, però insomma, mentalmente sta anche uguale, però insomma. Al secondo giro i carri non entrano in piazza, ma rimangono sotto i giardini pubblici. In piazza ci entrano soltanto i figuranti, dove li aspetta l'ultima prova, che è la prova della coreografia. Lì hanno tre minuti, massimo quattro, mi sembra, da regolamento, dove loro devono fare una coreografia che però verrà valutata, per cui la giuria che noi chiamiamo, che chiamiamo ogni anno, è sempre una giuria tecnica. Quindi c'è un costumista che andrà a valutare il tipo di costume, c'è il coreografo seria. Che andrà, appunto, ci avrà l'occhio un po' più tecnico per il ballo. Poi c'è una sarta, quindi ecco, una ragazza che va lì a vedere, e qui ha lasciato un punto, non va bene, ecco. Poi ci sarà una direttrice di eventi artistici e culturali. E poi abbiamo un'organizzatrice di un evento, che non posso dirlo perché se dico l'evento si capisce chi è, però è un evento simile al carnevale, insomma, del nostro territorio. Okay. E poi c'è anche uno scenografo che lavora gli stessi materiali che lavorano i nostri carristi. E quindi può valutare effettivamente anche, quindi la giuria è proprio tecnica, non è di Monteurano, mai, ecco, di perché se no c'è quello che logicamente si va a cercare della sorella, della zia, va bene. Allora, c'è sempre qualcuno che conosce qualcuno, perché il mondo alla fine, poi ci ritroviamo che è piccolo e ci conosciamo tutti. Tra noi e Obama ci sono solo 7 passaggi, non sapevi questo? Sette passaggi, sì, è stato quando c'era Obama, era provato che se io conosco te, tu alla fine
ci sarà il sesto di questa catena e conosce direttamente Obama. Quindi figuriamoci tra Monturano e Monturano. Però ecco, cerchiamo di andare un po' fuori, no, cerchiamo di andare proprio fuori da Monturano. Andiamo adesso un po'. Adesso ne sta prendendo l'incubo nel ricordo dell'unica volta che abbiamo fatto un gruppo di carnevale. Sì, sì. A morte. No, è stato bellissimo, meraviglioso, perché abbiamo anche vinto il carnevale. Quindi, ecco. Bene. Quindi è stato stupendo, ma la preparazione è una cosa che ti estenua e ti leva le gocce di sangue. Loro, giorno per giorno. Attualmente, se tu adesso vai giù al capannone, dici no, non veniranno mai. Perché stanno cioè, ancora. Stanno ancora... Già. Domani cambia tutto. Sì, domani tutto. Domenica, lunedì, ancora comunque. Domani, che poi sarebbe, scusate, sarebbe oggi. In realtà, perché il programma va domani, va in onda la domenica. Allora, lunedì in pratica, ecco. Già pensi, ma ce la faranno? Cioè, ancora pensi, ce la faranno? Sì, certo. Loro poi fanno. Credo che tra lunedì e martedì non andranno a dormire. No, sicuramente si fanno nottata. Ma l'idea poi di farlo in due volte è perché, comunque sia, loro fanno tanta fatica, come tutti quelli che fanno i carnevali, a fare il carro, i vestiti, i costumi, perché vengono fatti, realizzati a mano. Certo. E fare una sfilata unica. Troppo poco, troppo tutta poco. Sta fatica. E poi molti monturanesi che non lavorano a Monteurano purtroppo non possono partecipare, ma anche soltanto nel vederlo il carnevale, certo, perché comunque Monturano è festa e non si lavora, però negli altri paesi non gliene frega consumo, no? Il carnevale di Montura, sai com'è? Sai com'è, insomma, no? Si va a lavorare uguale. E quindi la domenica è anche possono per chi, partecipare, è, chi insomma, certo, è di Monteurano, che però lavora fuori, può comunque godersi il carnevale monturanese. Ecco. Senti, in tutti questi anni c'è stato un carro che ti ricordi ancora? Qual è stato il tanto ormai sono passati probabilmente anni? Quelli con cui, no, probabilmente quello in cui ho partecipato io, perché io prima di fare questo... anche cioè, tu eri nella manovalanza, anche tu. No, no, cioè per gestire... Allora, a Monteurano è impossibile che non ti vesti, cioè non ci sta una persona, esiste, credo, che non si è vestita. E noi ci siamo vestiti tutti. Cioè... È un po' il palio dell'assunto affermo, sì, che almeno una volta te devi essere vestita. Bravissima, almeno una volta io mi sono vestita per tantissimi anni e poi dopo c'è stato questo scatto di passare di ruolo la parte e quindi... E da che piace... ti sei vestita? Da quello che mi rimane anche quello che mi è rimasto più impresso negli anni è stato quello dei Flistons, perché mi è piaciuto molto, perché poi avevamo proprio costruito con lo scotch bianco e la collana che sembrava proprio sembravano Mira, proprio i sassi. No? Cioè, i bracciali, gli orecchini, questa macchina che camminava con i piedi, e quello me lo ricordo abbastanza bene, ero già grandina per cui me lo ricordo, altrimenti il primo in realtà ero credo più piccola di Pietro, e avevamo fatto le cinesine. Mi ricordo, è molto attuale, già ci siamo attuale. Siamo sul pezzo, ecco, siamo sul pezzo, questo vestito giallo con queste mani messe dentro alla fascia, e mi ricordo, e dovevamo anche sfilare e camminare così, sì. E gli occhi truccati, sì, così, perché poi in realtà nei garage anche attualmente, oltre al fatto che ci sono le esartorie, c'è anche chi prepara il trucco, chi, cioè, è logico, me questo che mi tocca queste palline sulla macchina, e c'è anche chi prepara il trucco, insomma, certo. No, c'è proprio il tuo lavoro dietro, che poi martedì, ecco, se venite potrete possiamo vedere, goderne. Sì, 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 sì. Io tra tutti i carri dei gruppi mascherati ancora mi ricordo di un sacco di anni fa, fermo il gruppo dei Memens, cioè proprio le palline, quelle del cioccolato, ma il più giovane c'era avuto 80 anni, erano meravigliosi, erano un po' stantì, sapevano un po' di vecchio, c'era però gruppo della Girola, i Molini Girola, con questi ottantenni vestiti a Memens, erano stupendi, anche perché la maggior parte portava il cappello, la sciarpa, era mezzo freddo. Diciamo che in realtà il carnevale è una stagione molto fredda, quindi i vestiti sono quello, leggermente più ampi, per permettere sotto di imbottirti, c'è cioè anche noi che stiamo sul palco, io odio stare lì a presentare col giubbetto, cioè io però fa freddo, ragazzi. Lo so, però io cerco di vestirmi sotto, poi ogni anno mi invento un vestito diverso. Ma tanto tu parti talmente magra che anche se metti tutte strisce di roba, al massimo potrebbe sembrare normale. Però insomma mi piace poi, cioè, stare lì non vestita normale, ma vestita da carnevale. Da carnevale. Che poi noi facciamo, cioè, carnevale a Monteurano, lo facciamo anche giù in Bocciofila, adesso domenica abbiamo il carnevale dei bambini in Bocciofila.
E insomma, sto periodo. Quindi Monturano è città del carnevale anche. Sì, anche. Vedi? anche. Questo è organizzato insieme all'amministrazione comunale e ai ragazzi della Prologo, e in cui insomma io sono coinvolta. Poi c'è questo della domenica e del lunedì invece, che è organizzato da un'associazione di Monteurano, comunque anche lì sono coinvolta. Niente, Barbara, tu sei tanto coinvolta. Sei coinvoltissima. Mi coinvolgo da sola. Quindi noi invitiamo tutti a venire, sì, a vedere il carnevale, sì, a Monturano martedì e domenica 1, sì, marzo, quindi dalle 3 in poi, sì, avanti. Sì, davanti, parcheggiate sotto i parcheggi, fate vedupassi, esatto. E invitiamo tutti quanti a seguirti sulla tua pagina Barbara Sabatini, perché fai un sacco di cose, sei coinvolta in tutto, quindi se volete sapere dove altro sarà coinvolta Barbara, potete farlo. Seguite la pagina Facebook qui del Carnevale Monturanese, Prologo Monteurano, dove troverete tutte le informazioni per il carnevale monturanese, esclusi i vincitori che saranno annunciati soltanto domenica, quindi marzo. Non ci rapite Barbara, perché tanto non lo dirà neppure sotto tortura, è l'unica che lo sa, è un grande peso, vedi, è un grande peso. Non lo sa neanche Pietro, no, per non metterlo in pericolo, no, che poi insomma viene fatto tutto insieme anche ai responsabili dei carri in una sala, però stanno in silenzio dietro, noi facciamo i conteggi con la giuria, ma proprio tutto... una cosa formale, sì, bellissimo, con la polizia municipale, il membro della polizia municipale a fianco, il sindaco, con le pistole, la sindaca, anche. Perché noi a Monturano abbiamo una sindaca, certo. Sì, e quindi c'è anche ecco, la sindaca di Monteurano che ama molto il carnevale, comunque carnevale ma non per scherzo, cioè qui lo scherzo brava, ci non si c'è. Diverte ma seriamente, seriamente. Ok, grazie Barbara, per essere stata grazie, con grazie da parte Pietro. Mia Pietro bene, da parte dei ragazzi Pietro, della Prologo, quindi dalla presidente Lucia Gallucci e da tutti i ragazzi insomma e da tutti i partecipanti al carnevale di Monteurano, quindi se non vai a Monteurano non è carnevale, venite ecco. Passate parola. Ciao a tutti. Ciao anche a Pietro. Ciao Pietro. Ciao.